ma la responsabilità è di chi ha fatto il voltafaccia. Imperdonabile, inqualificabile, cinico, meschino, per meschini calcoli elettorali, prendendo in giro gli italiani. Non ci sono i canali legali per l'immigrazione e anche per i richiedenti asilo. Gli immigrati economici, quelli che scelgono di venire da noi per lavoro, per questi vale il principio della sostenibilità economica e sociale, e la legge che lei ha citato prevede quote di ingresso regolare. Vorrei dire che per questi immigrati economici il numero chiuso c'è da molto tempo nel nostro paese, nel senso che da molto tempo non si fanno le quote di ingresso regolare per lavoro, se non per il lavoro stagionale. Questo è un articolo della legge 40 che facemmo, il permesso per ragioni umanitarie, cioè neanche la Bossi Fini lo ha abrogato, è in vigore. Io credo che potrebbe essere uno strumento utile, io farei una battaglia per poterlo utilizzare. È chiaro che il permesso per protezione umanitaria, che consentirebbe alle persone che sono in Italia di spostarsi negli altri paesi europei, presuppone che ci sia anche l'accordo degli altri paesi europei. Quando si parla di immigrazione bisogna guardare alle cose che accadono, perché se si guarda a come accade il fenomeno lo si può governare. E allora si viene in Italia e si considera l'Italia come paese di transito. Ed è vero che per tanto tempo la questione rifugiati e richiedenti asilo è stata gestita in questo modo. Li lasciamo arrivare, chiudiamo un occhio perché sappiamo che andate via. Cioè, se ci sono persone, rifugiati e richiedenti asilo, che scappano dal loro paese avendo una meta, che magari i parenti in Germania, i paesi in Svezia, i parenti in Francia, ma perché obbligarli a rimanere in Italia? Perché obbligarli a rimanere nel paese di primo approdo? Bisogna modificare questo regolamento di Dublino. Non è soltanto una trattativa tra stati e governi, non è soltanto il governo italiano che deve fare la voce grossa, devono essere anche i cittadini italiani, ma non solo i cittadini italiani che dicono via gli immigrati che non serve a niente, ma i cittadini italiani che dicono vogliamo una buona politica dell'immigrazione. Credo che sia molto grave che persone come il ministro Alfano e altri, ma in particolare il ministro Alfano perché fa parte di questo governo e ha sostenuto la legge di riforma della cittadinanza alla Camera, non soltanto, ma quella legge è stata fatta tenendo conto delle opinioni della sua forza politica. È molto grave che non soltanto ponga un veto, ma che mandi un messaggio culturale. E il messaggio culturale è della massima confusione. Che ci azzecca questo con i richiedenti asilo e i rifugiati? L'aver messo sullo stesso piano le due cose è un disastro simbolico. I parlamentari del PD, che sono stati eletti in questa legislatura, tutti, sono stati eletti sulla base di un programma elettorale, il quale programma elettorale diceva che nei primi 100 giorni si sarebbe fatta la legge sulla riforma della cittadinanza. Ma la responsabilità è di chi ha fatto il voltafaccia. Imperdonabile, inqualificabile, cinico, meschino, per meschini calcoli elettorali, prendendo in giro gli italiani. Chi strizza l'occhio a Berlusconi, questo teatrino della politica, ignobile, vergognoso, vomitevole, posso dirlo? Sulla pelle dei ragazzi, sulla pelle dei nostri ragazzi e sulla pelle dell'Italia.